Anche oggi in tutta la Sicilia i forestali stanno protestando perché oggi sono ufficialmente sospesi, quindi non possono completare le giornate lavorative previste. Blocchi a Palermo, a Messina, a Catania. In questo momento a Caltanissetta i forestali stanno concludendo la loro giornata lavorativa pulendo piazza Tripiciano. Avete anche pulito la scalinata, avete effettuato un ottimo lavoro, a dimostrazione che serve il vostro servizio non solo nei boschi. Sì, sicuramente il nostro servizio è stato anche un servizio buono perché abbiamo operato anche nelle scuole dove c'era molta erba, c'erano molti alberi caduti, quindi abbiamo operato anche per dare un servizio anche ai bambini che erano in queste scuole. Oggi che è l'ultimo giorno, il nostro dirigente del comune, il geometra Manzica, ci ha detto di venire a pulire qua, appunto questa per la piazzetta con la scalinata, così concluderemo in bellezza. Voi siete i lavoratori dei 101 giorni, oggi quanti giorni avete fatto? Allora, noi siamo, ripeto, del servizio antincendio, noi oggi abbiamo fatto circa 92 giorni, 93 giorni, ne rimangono per arrivare a 101 chi 8, chi 7 giorni, chi 9 giorni, però da oggi purtroppo noi saremo sospesi, in prossimo che faranno di nuovo le assunzioni, però purtroppo di quello che si sente ci sono problemi finanziari, dissesti finanziari alla regione, quindi c'è il rischio anche di licenziamento. Ma se non completate tutti e 101 giorni cosa accade? E allora se non completiamo le 101 giornate accade che purtroppo perdiamo i fini pensionistici, contributi, i fini di quello che rimane di disoccupazione, perché purtroppo noi viviamo anche di questo discorso, perché a noi danno quel che resta, perché ripeto, a via di tasse siamo giunti ai minimi, ci danno 2.000-3.000 euro di disoccupazione, più gli assegni all'anno, più assegni familiari, chi ha i figli ancora a carico. Quindi è questo il motivo della protesta in tutta la Sicilia, perché i forestali chiedono di completare i loro giorni.